Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Matteo. Allora, casa mia, ok, chi c'è in casa mia oggi? C'è mio fratello, i miei genitori sono al lavoro, c'è un'altra persona in casa mia oggi. Qui dentro, proprio qui dentro, c'è una persona, è rossa di capelli, ok. In poche parole, lui è qui a casa mia da 3 giorni, ok. Trattato bene, cioè lo sto, gli sto facendo il letto, gli faccio da mangiare, sono tipo sua madre, ok. Lo porto in giro perché non c'ha la macchina, c'ha la patente ma non guida. Ora, tocca anche fargli da mangiare, quindi... 1, 2, 3. Sicuramente oggi non mi metto a spadellare, quindi ragazzi, soccorri surgelate e via. Infatti io mi sto immaginando il Matteo tra un mese. So che avete visto i video della casa, io mi sono, cioè, ho paura di me stesso, non so cosa possa succedere. Se per sbaglio io vado a vivere da solo, però non sono domande che ci facciamo ora. Ora la domanda è: le padelle? No. Andrea non mi ricordo più dove sono le cose in casa mia. Una? Sì. Olio quanto basta. Ma qua sono chef stellati e surgelati. Fa pure rima. Ragazzi, pappardella ragù di qualità, guarda qua. Mamma scusami. Non lo faccio tutti i giorni. A volte cucino. Perché ragazzi, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi noi dobbiamo portare avanti la nostra salute in qualche modo. Cioè ragazzi, io via, porca vacca, che male ho ascoltato. Ci stavo per dire, ci sono 2 padelle qui, tutto per rosso che è di là, ok, ci sto facendo una bella vita, è alla spa. Quindi cosa ho pensato? Avete presente quel gioco, quando non farmi ridere Andrea, il gioco quando te la rischi, ok? Visto che lui piacciono tanti i tatuaggi, cioè ne ha parecchi. A me invece no, cioè almeno per ora in questo periodo della mia vita non voglio farmeli. Però ho pensato, visto che lui piacciono tanto, perché non fargliene fare uno da me? Io lo so fare, ovviamente, no. Ho paura degli aghi, può darsi. Però vediamo. Secondo te Andrea accetta? Secondo me... Te Masterchef, accetta o no? Secondo me sì. A caso, cioè dici che sì, è così sì. Pazzo. Andiamo. Scusa, la spa qua come si sta? Tutto bene? No, senti qua una cosa, visto che... L'acqua è calda? Sì, ma che... Ok, visto che ormai sei qui in casa mia da 3 giorni, ok? Ora stiamo spadellando per 15 persone, cioè di là un esercito, in realtà siamo in 3. Voglio chiederti, quanto te la rischi, da 1 a 10, a farti tatuare da me oggi? Dimmi 3, 2, 1, che cazzo ne so. Ah, sì, così? Andrea, fai 3, 2, 1. 3, 2, 1, 7. Ah! Cazzo! Quindi si va, Andiamo. Allora, io non so se quello che è successo è veramente successo, se succederà. Però, se sta... A quello che ci siamo detti, ragazzi, noi andiamo tra poco a farci il tatuaggio. Anche se non so dove, non so come, non conosco tatuatori, non conosco nessuno. Ci penserà lui, spero. Facciamolo, ma io non sono capace, però ho detto di sì. Cioè, ho indovinato il numero. Ci va? No, comunque, mi ho fatto anche la tavola. Cioè, i tovaglioli mi tocca mettergli, ma io non lo so. L'acqua fredda... Sì, no, per forza, c'è il karma che sta girando, ho detto sì, deve succedere quello. Qui chef come si è messo, tutto bene? Tutto a posto. Andiamo a chiamarlo che sta mai, pure il servizio in camera. Servizio in camera, è pronto. Scusa, ma mi spiega da dove è uscita questa idea? Boh, così, guarda, sì. Comunque ragazzi, guardate qua, è pieno. No, ce l'ha pure... Non lo sapevo questo. Quindi si fa? Allora, io forse ce l'ho già. Gli spiriti in casa mia. Forse ce l'ho già. Cioè, distrutti il cazzo di te. Anche loro. Una scritta, una cosa tranquilla. Cioè, tanto già ce la dovrei avere idea. Dottore, ci vediamo là. No, ci vediamo a tavola, dai. Cioè, allora, che comunque... Te li facevo meglio io. Ma poi sono congelati questi. A me era per far veloce. Non so. Vabbè, allora. Mangiamo e poi capiamo dove andare.
Cioè, in che posto, in che regione d'Italia andare a fare il tatuaggio? No, intanto conosco io. Ci pensi tu? Come al solito. Va appetito. Allora, qui se abbiamo un rosso che sta cercando cosa? Sta cercando il font del tatuaggio. Quindi? Non so, una scritta. Sai, quelle scritte un po' fatte anche male? Non lo so. Ah, perché tanto faccio io, ci esattamente, credo. Cioè, una roba del genere, proprio scritte così, con una lettera più grossa, una più piccola. Sì, sì, deve essere brutto, frate, come te. Ragazzi, non mi sembra vero, ma siamo fuori di casa. E stiamo andando a... Sei pronto? Io no, cioè, sinceramente non sono capace. Non mi sento neanche... Se quello dovrebbe fare il tatuatore dei due sarei io. E chi mi tatua? Non ho capito. Ma nemmeno io, sinceramente. Ma, cioè, tu sei sicuro? Il braccio non è il mio, è il tuo. Te lo vedo te, non me. Tanto ne ho due. A posto. Boh, io... Spero bene. Mamma mia, che forno la macchia. Sara è uscito. Andiamo. Allora, stiamo andando, manca mezz'ora. Più o meno sì, eh. Io allora, sono un po' in ansia, però alla fine dai, ci sta, perché è il mood. Allora, un bel ricordo. Domanda, tu sei sicuro 100% lo vogliamo fare? Vabbè zio, cioè nel senso, la sfida me l'hai fatta, io prendo le mie responsabilità, anche se mi corto impreparato perché ero appena sveglio sotto la doccia. Guarda, sì. Questa ragazza è la carta trappola. Sì, ma è proprio... Spiazzato. Sì, però va bene, dai, io ci sta, il posto l'abbiamo deciso. Dovrebbe venire qua, ragazzi, tutto storto, più o meno. Ora vediamo. Io mi impegnerò, ma ti ripeto, ho paura degli aghi. Tanto... Non ho mai toccato non so come si chiama, una penna, un ago per disegnare. Una macchinetta. Vabbè, tanto me lo devo fare io, mica. No, infatti, tutto qui. Cioè, l'importante è che stai attento qua, perché questo è osso e mi fa male, eh. Ma qui? Allora, il dolore è una cosa psicologica, il problema è che... Ma cazzo, fidati. Ragazzi, c'è un problema, ovvero che lui, quello rosso, non ha ancora detto ai suoi cosa sta succedendo, cosa stiamo andando a fare. Quindi, non so, vuoi provare a chiamare tua mamma, diglielo, vedere come la sì, prende. Sì, ora la chiamo, aspetta. Ehi, Siri, chiama mamma. Ma secondo te come la prende? Tu che la conosci? Boh, mia mamma la prende a sorridere. Cioè, non lo so, perché l'altro giorno chiamata, c'ho una mezza idea. Credo. Fa... No, c'è il sole, ti fai male. Beh, come si dice a casa mia, taccia più senti. dovrei chiamare mio padre, lì potrebbe essere... Aspetta, devo chiamare. Chiamo papà. Ragazzi, mio padre è un soggetto, lui non mi piacciono né i piercing né i tatuaggi. Aspettiamo la mamma. Io non vorrei dire, ma siamo pure fermi in colonna. Ti senti un po' in colonna? Sta dormendo. No, fra, io mi sento comodo, perché tanto non lo sto guidando. C'è pure la benzina, che cade. Vabbè, ci vediamo là. Allora, piccolo aggiornamento. Arrivati? Siamo arrivati. Pensate di avere più ansia, in verità, sono tranquillo. Io anche, ma perché tanto il braccio è nel mio, però una sentina strana ce l'ho, zio, vedi che devi farmi una cosa che mi ha per tutta la vita, quindi allora la reputo una cosa anche bella. Sì, perché quello che faccio a scuola ci sta, è figo. Però c'ho paura. Vabbè. Ah sì, perché nel viaggio ho deciso cosa si scriverà, non lo diciamo. No. Lo facciamo vedere dopo. Yes. Io ho un po' di paura. Quindi boh. Oggi, ma va là. C'ho più ansia di te, il braccio nel mio è tuo. Però... Cioè, più che altro è la posizione, perché se lo devo fare qui, su questo spazio qua, è bello visibile. Ma dov'è che lo vuoi fare? Su. Qua? Tu sicuro? Oppure... No, sotto il piede, tipo, che non si vede. Oppure qua. E già qua si vede meno. Direi, chiediamo anche a chi è capace. Vediamo se ci consiglia. Ci siamo. Sei pronto? Andiamo? Andiamo. Sta filmando la sua morte. Stai filmando la tua morte? Sì. Bello verde. C'è carico? Però mai siamo qua. Ci siamo. Sei pronto? Sì.
Sì, ora si fa tutto e vediamo come può venire. Io per niente. Matte, qui è in mano tua. Se sbaglio. Me lo tengo e fratello. Cazzo, braccio tuo, mica mio. Paure? Io sono tranquillo, però. Non hai capito, che sono oramai. Dopo il decimo sono basta. Okay, voglio tipo stile, non lo so, tatuaggi delle carceri. Ti fai te a cazzo, ci sta, mi piace. Bro, devi venire concettualmente male. Però ancora l'ama non mi ha risposto. Allora, la chiamiamo. Quando ci mando io la. Sì, l'ama si mette. Non so cosa potrebbe dire mia mamma. Smetta a piangere. È un porcone. Cinzia sta chiamando sua mamma adesso. Mamma, senti, sono in un posto, indovina dove sono. Non lo so, dove sei? Boh, sei mia madre, potresti capirlo. Se ti chiamo così ti dico dove sono, mamma. Cosa mi sta facendo? Il tatuaggio. No. indovina chi mi tatua. È l'ultimo che ti ha tatuato? No. Io. E il Teo. No. Sì, vabbè, ma... No, cioè, no. È una cosa tranquilla. Ma siamo nello studio. Siamo in studio, ma mi hai dato a te. No, ma faccio una linea, Sì, ma perché io non me lo so fatto da sola, però. E allora? Dai, mamma, dopo ti faccio vedere com'è. Cosa? Ho piena fiducia nel Teo, io. Ci penso io. Tranquilla, mamma. Dai, ciao. Mandami le foto, però. Sì. Faccio il video, dopo te lo mando. Ciao. È fatta la mamma. Visto, te l'avevo detto che la mamma era tranquilla. Eccoli. Sono lì. Sono tutti questi, ne proveremo un po' a sparsi. Sì, mi riempio tutto il braccio. Mi sento sfruttato. Mi dovresti pagare, Matteo. È più bianco di prima, è già assurdo, colorino, è greve. Ok, quindi dovrebbe uscire così. O così? Dovrebbe. Così è figo, Sì, è figo, cioè guarda da lontano. Si incastra di nuovo. Sì, è figo, sta bene. Il resto? Fai vedere? Forse l'interno è più figo. Sì, anche a me piace di più. Sì. Sì, facciamo questo. Qua dove fa più male. C'è la bella vena che passa. Va bene, dai. Quindi ha giudicato qua? Ha giudicato qua. Siamo pronti. Ok, ci siamo. Sembra un'altra cosa. No. Mi sta vedendo la prossima. Perché io riderei. Sei pronto? Sì. Guarda il meme, si vede una volta sola nella vita. Se vuoi mettere i guanti. Ci siamo. Vai piano, zio. Vado, se sbaglio. Lo tengo, vai piano. Vado, Vai. Com'è? Va bene, dai. Ho stertito, Dai, vai tranquillo. Un po' schifo, No, vai tranquillo, dai, facciamolo per te. Puoi darmi un parere, secondo te com'è? Vediamo. Prima volta che prendimi una macchinetta, giusto? Beh, sì. In effetti sono tutte quattro volte più grandi del mio. Non lo vedo per me stesso. Ti lascio te. Dai, lo cerco di sistemare, dai. Lascio te in qualche modo. Però non l'ha fatto tanto male. Perché se c'è il tocco... Magico. Sì. Saltato. Insupportabile. Sì, troppo mi metto a piangere. Addirittura? Che sensazioni? Sai che tipo la 340 ha pizzicato l'ape in braccio? Sì. Tante piccole api. Bene. È un'ottima descrizione in realtà, sì. Poi soprattutto questo punto perché è la parte interna del braccio. È più sensibile. Sì, è un pochino più sensibile. Comunque stai ripassando molto meglio quello che ho fatto io. Oh, è finito, Come ti senti? Con più inchiostro di prima. Un po' di quello lì. Qui? Su
sul panno? Sì. Anche un po' di più. Pelino di più. Basta. Ok. Vai, fai così. Eh? Oh, bello, Vorrei fare complimenti a me stesso, ma in realtà no. No, complimenti. Comunque. Pazzo, sì. Pazzo per Gesù. Bello. Anche una foto. Sì. Bello, non sai che è tanta roba? Piace? Bello, sì, sì, sì. Cioè, ragazzi, il qual? È un peglio, è il tuo, fra. È proprio il mio, vedete che è, ti fa è male, tuo. No, scusa. Sì, certo che fa male, stronzo. Ah. È più grande delle altre, però cioè, se tu sei contento, io sono contento. Sì, è il meme, questo qua. Ah, mio figlio, però questo, oltre il significato che dopo in macchina spieghiamo. Esattamente. Me l'ha fatto Matteo Robert. Ma chi è Matteo Robert? Chi è? Che dorme sotto il Pontos, a volte anche in stazione. Bene, sono contento. Il messaggio è ancora più bello, dopo ve lo spieghiamo. Allora, tatuaggio fatto. Vuoi spiegarci il motivo di questa frase che allora, ricordiamo? Allora, questa frase è qualsiasi cosa al suo tempo, qualsiasi cosa a suo tempo. E, allora, come frase è strana, è particolare. Sembra anche un ripetersi, ma in realtà cambia completamente da frase a frase il senso. E tutto è, ce l'ho sin da quando ho 6 anni questa frase in mente, perché una volta ero a cena fuori con uno dei miei vecchissimi migliori amici. Ok. Eravamo lì a cena, stavo mangiando, una certa mi si avvicina questo signore, mi ricordo che si chiamava Massimo, e tipo mi piglia e mi fa qualsiasi cosa al suo tempo, qualsiasi cosa al suo tempo, e lui non lo conoscevo, completamente a caso, cioè come in un film. Quindi niente, da quel giorno io lo prendo come motto. Quindi è qualsiasi cosa a suo tempo? Qualsiasi cosa ha il suo tempo. Al suo tempo e al suo tempo. Capito? Cioè qualsiasi cosa a suo tempo, qualsiasi cosa al suo tempo. Esatto. Quindi dai, io spero che come per me è stato un onore, perché ragazzi, cioè, sembra una cosa semplice così, ma cioè, avrà un qualcosa di mio? Per sempre. Vabbè, già però con i ricordi di Stardust ce l'abbiamo. Ma questo è proprio sulla pelle, Questo sulla pelle, e invece quell'altro è proprio psicologicamente. Bene ragazzi, siamo carichi. Il lavoro è stato fatto, anche è stato un po' strano, Cioè, prima volta che comunque per me entrai in uno studio di tatuaggi. Era la prima volta che entravo. E come ben sapete, io tatuaggi c'ho un po'. Non lo so, è un pallino che dovrò. Che non so se vorrò cambiare di me stesso. Sì, però io dai, lo romperò. Ma più forte di me. Forte di me, non lo so. Mamma, come sono stato? Bravo? Sei stato bravo, sì, decisamente. Grazie. Mi ho fatto io un pezzo, com'è? Il quale? Quello schifo che ha fatto lui. Quindi ha provato? Ha provato. Ti piace, dai. Quante cose so fare? Ma non lo colori. Ma che colori? È una scritta così. Ah, comunque, mi scroccherà anche la cena. Ogni tempo per ogni cosa. Pure la cena mi scrocchi. Ragazzi, so che avete visto il video scorso, volevo dirvi che a 15 milioni di piace vi mostrerò dove andrò a vivere a settembre. Iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanellina, noi ci vediamo al prossimo video.